Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz per questa edizione speciale di Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Quest'oggi trasmettiamo dalla sede del Caffè dei Cento Passi. Abbiamo scelto questa location, come dicono quelli che sanno parlare, proprio perché in connubio con i progetti di Rossella Malfa, la proprietaria del locale, che invito ad avvicinarsi allo schermo per meglio presentarsi, i nostri ascoltatori. Già la conosco, è stata ospite della nostra puntata di spazio aperto, chiedo scusa se interrompo, ma c'è un ritorno, se qualcuno abbassa l'audio, non da voi, vai Antonella. Allora, come dicevo, i nostri amici ascoltatori hanno già avuto modo di conoscere Rossella, che invito a sedersi accanto a me, perché è bene che tu eccoti. Ecco, Rossella è stata una nostra ospite di una precedente puntata di Spazio Aperto e la invitiamo a presentare il progetto del Caffè dei Cento Passi e questa collaborazione che abbiamo iniziato quest'oggi. Prego Rossella. Buonasera a tutti. E in breve, in pochissime parole, il Caffè dei Cento Passi è, come abbiamo detto, una caffetteria, ma è anzitutto un casino, un casino che non può essere un sito alla vita passata. La lista che ha dedicato la vita alla nostra, molto ammazzato per la mafia, 9 maggio del 1970, ma vuole anche essere un luogo di bellezza, perché la bellezza nasce dall'amore, perché dalla bellezza nasce anche l'antimafia. In breve mi piace dire una cosa, perché è quello che noi facciamo qui ogni giorno in maniera molto semplice e molto chiara, molto trasparente. Per noi fare antimafia significa accogliere i nostri clienti con il sorriso, con tutta quella cura e attenzione necessaria per farli sentire a casa loro. Con la stessa cura e attenzione noi selezioniamo i nostri fornitori, noi selezioniamo gli ingredienti che utilizziamo nella nostra cucina e rifiutiamo quei facili aiuti che sono l'anticamera del sistema mafioso, della mentalità mafiosa e del rapporto mafioso. Bene, credo che le tue parole siano state chiare e precise, come grazie. Sei tu d'altra parte, quindi chi la conosce sa che sta dicendo la verità. E ti ringraziamo Rossella. Grazie e speriamo grazie, naturalmente grazie. Che queste nostre collaborazioni possano proseguire per molto molto tempo. Certo. Intanto saluto la regia centrale, saluto Rosario Moreno. Ciao Rosario, bentrovato. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti quanti. A tutto il condominio. Oggi il condominio è abbastanza affollato, Rosario. Saluto Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buon pomeriggio a tutti voi. E do il benvenuto naturalmente ai nostri ospiti, a Salvatore Borsellino. Buonasera Salvatore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera ingegnere. Buonasera a tutti, saluto e vi ringrazio di darmi voce, grazie. Grazie a lei Salvatore. E salutiamo naturalmente Aaron Pettinari, che è immancabile, il capo redattore di Antimafia 2000. Buonasera Aaron, buonasera, grazie Aaron. Di essere intervenuto. Buonasera a tutti quanti voi, gli ospiti che avete di presenti, i radioascoltatori. Un saluto a Salvatore, che già gli dico che siamo in diretta dalla casa di Paolo qui da Palermo. Quindi grazie per averci ospitato Salvatore. Mi dai una bellissima notizia, vorrei esserci anch'io, purtroppo sono molto lontano, ma dici a tutti che presto arriverò anche io. Grazie. È bello sapere che Aaron è in collegamento da noi proprio dalla casa di Paolo, perché è nato tutto da lì. Vogliamo partire da lì, Salvatore. Vorrei chiederle innanzitutto, giusto perché i nostri ascoltatori e le persone che sono venute qui questa sera per assistere in diretta alla trasmissione possano ascoltare dalla sua viva voce la ragione per la quale suo fratello Paolo decise di fare il magistrato. Racconta di
con la sua ironia, di quando decidi, perché decise di fare il magistrato, lo dice nella sua ultima lettera, e non è una cosa soltanto ironica, alla fine è davvero la verità. Paolo dice: io avevo un grande amore per gli studi di diritto privato soprattutto, e quindi avevo, una volta laureato, avevo delle possibilità. Una era quella di fare la carriera universitaria, ma diceva, per fare quella carriera ci vogliono dei santi in paradiso, soprattutto in città come Palermo a quei tempi, e forse non soltanto a quei tempi. Poi l'altra possibilità era di fare l'avvocato, però dice, per fare quello avrei dovuto inseguire i compensi dei clienti, e purtroppo le condizioni economiche della nostra famiglia non erano delle migliori. Morto nostro padre, Paolo, quando era diventato capofamiglia, doveva fare le tesi per gli altri studenti di legge per poter guadagnare qualche soldo. Poi dice, l'altra alternativa era quella che scelsi, ed è quella di fare il magistrato per continuare a coltivare la mia passione. Dice, fui fortunato. Io non penso che si trattasse di fortuna, si trattava di ben altro, e divenne il più giovane magistrato d'Italia. Poi dice, mi occupai fino a 40 anni di giustizia civile, era quella la cosa che lo interessava maggiormente. Poi dice, Chinnici mi chiamò a far parte di quell'embrione di Pulle di cui a quel momento faceva parte sempre solo Giovanni Falcone, e da quel momento capì che quella era la cosa per cui doveva lottare, cercare di estirpare dal nostro paese quel terribile cancro che da sempre la accorrosa. E pensate che per questo suo avere fino a 40 anni essersi occupato soltanto di diritto civile, non di mafia, non di giustizia penale, Paolo addirittura arriva ad autoaccusarsi fino a 40 anni di indifferenza. Grazie Salvatore, grazie per questa prima risposta. Devo però passare la linea a Rosario, perché deve naturalmente ricordare a tutti noi il network, giusto Rosario? Giustissimo, e ti ringrazio. Un caro saluto a Salvatore Borsellina, a Aaron Pettinare, Massimo, a voi da Bari, e a tutto il condominio, anche dalla casa di Paolo da Palermo. Un caro saluto a tutti quanti. Volevo ricordare una cosa fondamentale: le web radio che appartengono al network di Radio Saiuz, che sono Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso in www.radioisso.it, e l'ultima nata, che è Radio Valdichiana, che più presto avrà anche un sito web. Tutte queste radio appartengono al network, e quindi in questo momento stiamo andando a reti unificate, quindi insomma per raggiungere quanto più persone possibili, che è lo spirito del nostro network, quindi è come un passaparola. E l'altra cosa, è entrato in funzione il servizio SMS e WhatsApp, quindi chiunque voglia mandare un SMS o un messaggio WhatsApp può farlo mandando al numero 393 78 80 195. Lo dico questo per chi ci ascolta sulla web radio, perché chi ci vede sulla web TV sto facendo scorrere i numeri e tutto quanto. Per il momento è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, e passerei la linea ora a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, per poi tornare in diretta con Salvatore Borsellino e Aaron Pettinari. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Prendiamo la linea alle 18.41 da Radio Favaro Veneto, testata giornalistica Pianeta Oggi TV da Venezia. Dunque stiamo in tema antimafia. Sono osservati 10 comuni al voto. Di fronte alla carenza di strumenti efficaci di controllo sulla trasparenza delle candidature, la Commissione Antimafia ha intenzione di mettere a punto un lavoro di osservazione delle liste per le amministrative del 5 giugno nei comuni sciolti per mafia, in quelli
quelli precedentemente sciolti e mai tornati a votare per mancanza di liste, come Platì, e in alcuni che hanno avuto la commissione d'accesso e sono in commissariamento, come Roma e Brescello. Si tratta di una decina di comuni. Lo ha annunciato la presidente della commissione Rosi Bindi, che presenterà una proposta all'ufficio di presidenza. Poi abbiamo un'altra notizia degna di rilievo, ricaviamo dal quotidiano Il Mattino di Padova. Stop ai lavori dell'asilo nido, la ditta non passa l'esame antimafia. La Pica Holding di Modena è in odore di camorra, ha tolto il certificato antimafia. Palazzo Moroni decide di rescindere il contratto per il nuovo asilo in via del commissario. Dunque, aveva vinto l'appalto con ribasso del 23,37%, ma non sarà la Pica Holding di Modena a costruire il nuovo asilo nido in via del commissario, zona 4 Martiri. Il comune ha infatti deciso di revocare il contratto a causa della perdita da parte dell'impresa del certificato antimafia. Vi aggiorno un attimo sulla nostra testata pianetoggitv.net di Venezia. In primo piano abbiamo un video molto importante che riguarda una manifestazione che si è tenuta a Gemona nei giorni scorsi con il Comitato San Michele per difendere l'ospedale di Gemona. Tra le proposte ringrazio per la collaborazione Gilberto Cossettini dell'associazione Mandalcil. Dunque, detto questo, alle 18.43 io vi restituisco la linea, se non prima aver con stima salutato Salvatore Borsellino, che l'ho sentito la settimana scorsa al GR1 in varie edizioni del GR1 con delle dichiarazioni che mi sono piaciute moltissimo. Io ho spento la televisione, Borsellino, quella sera. Grazie. A voi. Io non l'ho accesa. Ecco, perfetto. Allora, alle 18.43 restituisco la linea alla regia centrale, che poi farà girare per la conduzione da Bari. A te, Rosario. Ah, passi la parola a me. Benissimo. Allora, volevo dire una cosa che Andrea ci scrive in chat, che le agende rosse di Udine salutano tutti quanti. Ci salutano. Ciao Andrea. Grazie alle agende rosse di Udine. E Massimo, se ti può consolare, io l'ho proprio data via la TV. Sono stata estrema, l'ho proprio ceduta, non ce l'ho, quindi se può esserti, insomma, di supporto, sappi che c'è chi ha fatto anche peggio di quello che hai fatto tu. È vero, Salvatore, in questi giorni abbiamo ascoltato e letto le sue innumerevoli dichiarazioni, perché è stato veramente difficile per tutti noi assistere all'intervista, definiamola così, fatta dal giornalista Bruno Vespa al figlio di Salvatore Riina, Giuseppe Salvatore Riina. In occasione della pubblicazione del libro è stato intervistato, e questo naturalmente è stato un duro colpo per tutti noi, ma soprattutto per lei. Sarebbe scontato e banale chiederle quali sono stati i suoi sentimenti. Sappiamo che non l'ha vista, ma comunque credo che sia stato molto difficile dover accettare tutto questo. Sì, non l'ho letta, però ho letto già prima che avvenisse le anticipazioni che ne facevano i giornali, e quello che non ho ricavato, e l'ho scritto infatti nel mio post sul mio profilo, sulla mia pagina pubblica Facebook, è stato un fortissimo senso di nausea vedere come veramente in questo paese abbiamo raggiunto il limite del degrado morale, cioè chiamare alla televisione pubblica il figlio di un mafioso. Ma non è, il problema è che non è figlio di un mafioso, è mafioso egli stesso, perché è stato condannato a credo 9 anni di galera per crimini connessi alla mafia, perché a domicilio obbligato a Padova, e perché gli è stato consentito non solo di pubblicizzare il suo libro, che io credo, spero che leggeranno meno persone possibile, ci sono tante librerie in tutta Italia che addirittura si sono rifiutate di mettere in vendita quel libro, hanno esposto dei cartelli dove si dice qui non si vende il libro di Salvatore Riina. Ma purtroppo ci sono troppe nel nostro paese menti deboli, non preparate,
che purtroppo magari compriranno quel libro, ai quali grazie alla pubblicità che gli è stata fatta da Bruno Vespa arriveranno questi messaggi fuorvianti. Sarebbe stata una cosa diversa se, io non dico che non si debba intervistare il figlio di un mafioso, ma lo si deve intervistare, non offrirgli un salotto in cui poter esternare i suoi messaggi mistificatori in chiaro stile mafioso. Lui ha detto di essere andato in quella trasmissione per difendere la dignità della sua famiglia. Ecco, se Bruno Vespa gli avesse chiesto: ma di quale dignità sta parlando? Della dignità di suo padre, che ha fatto sciogliere un bambino nell'acido dopo averlo tenuto per 2 anni appeso alle pareti di una caverna soltanto perché era figlio di un pentito e a cui si voleva tappare la bocca? Queste domande avrebbe dovuto fare Bruno Vespa piuttosto che mostrarsi prono, come uso fare di fronte ai potenti. Purtroppo oggi i potenti sono anche i criminali mafiosi, e questo è quello che si deduce dal fatto che Vespa abbia ospitato questo personaggio nella sua trasmissione della TV pubblica, della TV che dovrebbe, diceva mio fratello, parlate della mafia, parlate alla scuola, alla televisione, purché ne parliate, ma non certo nella maniera in cui ne ha parlato Bruno Vespa e nella maniera in cui ci ha presentato questo criminale come se fosse l'appartenente a una famiglia qualsiasi, parlando di suo padre come se fosse stato un padre come tutti gli altri. Questo è, non può che ispirarmi nausea, ed è quello che ancora oggi non riesco ancora a vincere. Aaron, tu come giornalista, un caporedattore, insomma, un giornalista che si occupa di antimafia da sempre, quali domande avresti rivolto in realtà al figlio di Salvatore Vina? Beh, innanzitutto permettetemi di scusarmi se sentirete dei brusii, ma chiaramente siamo qui alla Casa di Paolo, dove era in programma anche un aperitivo questa sera organizzato dal gruppo Peppino Impastato e le Agende Rosse, proprio per permettere di far conoscere la Casa di Paolo, l'associazione, a tutti quanti i cittadini di Palermo che volevano venire qui, quindi c'è un continuo movimento per le persone che arrivano. Detto questo, sono assolutamente d'accordo con le cose che ha detto Salvatore Borsellino. Aggiungo alcune cose che sono secondo me gravi. Innanzitutto, da giornalista dico che lo scandalo non è stato tanto l'intervista, ma proprio il modo in cui è stata condotta, perché a mio avviso proprio questo è il punto chiave, perché ci sono stati tantissimi altri giornalisti che hanno intervistato boss mafiosi in passato, penso a Pippo Fava con Genco Russo, penso a lo stesso Enzo Biagi con Luciano Riggio. E chiaramente se si fa il paragone si vede enormemente la differenza tra i tipi di interviste che sono state fatte, perché in quel caso i soggetti sono stati messi all'angolo, anche in maniera moderata, però è stato fatto vedere il loro lato umano, è stato fatto vedere quello che veramente sono, ovvero dei criminali, ovvero dei mafiosi che hanno commesso dei reati che hanno continuato a commetterli. Ed è proprio questa la cosa grave. Nessuno ha presentato Giuseppe Salvatore Rina come mafioso, innanzitutto, perché lui, come ha ricordato giustamente Salvatore, è stato condannato in via definitiva, anche se ha scontato già la condanna, è condannato in via definitiva a 8 anni e 10 mesi, e da quel che mi risulta dalla mafia si esce solamente se si muore oppure se ci si pente, e Giuseppe Salvatore Rina non è assolutamente un pentito, è stato presentato quindi come un figlio di, ma prima di essere figlio di dobbiamo ricordarci che lui è un mafioso che ha parlato in diretta in televisione, non era in diretta ma comunque in televisione, ha dato il suo messaggio. Altra cosa gravissima, siamo di fronte a una rivoluzione delle parti. Anziché essere stato Bruno Vespa colui che doveva dare il benestare all'intervista e quindi decidere se o meno pubblicarla, è stato il contrario, è Giuseppe Salvatore Rina che ha firmato soltanto dopo aver visto e visionato l'intervista, ha dato la liberatoria. Quindi questo è l'ordine delle cose che viene assolutamente modificato in maniera indegna, e proprio per questo nelle scorse settimane ci sono state tante proteste in Italia di fronte alle sedie della RAI,
a cui è andata anche Sabina Guzzanti, ce ne saranno altri in questi giorni. Per esempio la scorta civica di Palermo ha indetto un evento proprio di fronte alla sede della RAI per sabato 16 alle 10 di mattina, se non erro, a cui sono invitati a partecipare i cittadini. Rispondendo alla tua domanda sulle domande che avrei fatto, per esempio, per dirne una, potrebbe essere benissimo mettere Giuseppe Salvatorina di fronte al suo essere mafioso e ricordargli, fargli sentire quelle intercettazioni che sono assolutamente precedenti, sono uscite su Repubblica, chiunque le può sentire, le può ascoltare sul sito di Repubblica, le hanno mostrate, le hanno fatte sentire, dove Giuseppe Salvatore Rina dimostra di sapere perfettamente cosa fossero le stragi, dove di fronte alla stele di Capaci in memoria di Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta dice praticamente che di fatto parla delle stragi dicendo ancora i fiori ci mettono qui davanti, del padre dice che era un colonnello che appunto deve piare le decisioni, quindi la decisione fu quella di abbattere prima Falcone e poi Borsellino, e questo lo faceva parlando al telefono con un amico. Quindi queste sono le domande che andavano fatte a Giuseppe Salvatore Rina, non quelle che abbiamo sentito per mettergli di parlare, dipingere il padre come un bravo uomo, un sant'uomo che si occupava appunto. Bisognava anche fargli sentire le intercettazioni del padre, dove è bello, beato e contento dal carcere di Milano insieme al compagno di dama di compagnia, chiamiamola così, Alberto Lorusso, si beava delle tante stragi che aveva fatto, addirittura riferendosi a quella di Rocco Chinnici si beava dei pezzi di carne che erano fatti stati saltare in aria fino al terzo quarto piano, e questo non è stato fatto da Bruno Vespa, non è stato neanche ricordato il fatto che ancora dal carcere il padre si permette di lanciare strali di morte nei confronti di un magistrato come Nino Di Matteo, nei confronti di Don Luigi Ciotti, nei confronti di chi cerca in qualche maniera di cambiare questo nostro paese. Queste domande non gli sono state fatte da Bruno Vespa, e questo penso che sia la cosa gravissima per cui tutti noi siamo indignati, e spero che in tanti verranno sabato a indignarsi di fronte alle sede della RAI qui a Palermo. Scusa Aaron, ma questa mettere in evidenza esponenti di organizzazioni malavitose al di là dell'evento spettacolo potrebbe essere utile per comprendere questo fenomeno, per combatterlo, o si corre il rischio invece di essere fagocitati da questo fenomeno, secondo te? Il mio punto di vista, che ho detto poco fa, è proprio quello di che la gravità non è stata tanto... cioè, di fatto, il problema è che Giuseppe Salvatore Rina, con le domande che gli sono state fatte, non ha aggiunto un bel niente di fronte alla comprensione del fenomeno mafioso. Se venivano fatte le domande giuste, probabilmente avremmo avuto delle risposte sicuramente false da parte di Giuseppe Salvatore Rina, ma dopo in studio si potevano commentare queste risposte false, si poteva fare un approfondimento degno, cosa che non è stata. Per fare un altro esempio di quella trasmissione che io ho rivisto chiaramente per motivi professionali, ho dovuta vedere perché sennò non sarei qui a commentarla, per fare un'altra domanda, ho visto proprio la piaggeria di Bruno Vespa a un certo punto, non solo nel fare le domande dove parlava del libro e quindi faceva promozione del libro facendo proprio domande, qui quel giorno hai fatto questo, come mai? Cioè, non è un modo di fare domande quello. E poi c'è anche un altro dato, che a un certo punto nell'intervista, non si sa per quale motivo, viene fatto vedere, viene mostrato al figlio di Rina l'arresto di Brusca. In quell'occasione Rina risponde dicendo che Brusca ha questi pentiti, fenomeno tutto, inizia a parlare male dei pentiti, e Bruno Vespa dice: sa signorina, in questo ha ragione, che i pentiti non sono tutti quanti bravi. Cioè, siamo veramente all'assurdo. Bruno Vespa che dice che un mafioso ha ragione, a dare ragione in diretta televisiva, e in studio poi altri ospiti a dire: sì, è vero, effettivamente abbiamo un problema con i pentiti. Ecco, questo è il problema grosso che abbiamo in questo paese. Io vorrei aggiungere una cosa, se mi permettete. Io ho una grandissima paura per alcune coincidenze che si sono verificate.
nel momento in cui si, attraverso la televisione di Stato, si è presentato Totò Riina e Salvo Riina come facenti parte di una famiglia normale, è successo una cosa gravissima. È successo che in Commissione Diritti Umani è stata fatta passare un provvedimento, una raccomandazione al governo per un'attenuazione del 41 bis, perché per una pretesa raccomandazione da parte dell'Europa di rispettare i diritti umani, che sembrerebbe che nel 41 bis non verrebbero rispettate, tenendo conto che in questo non credo che la gli europei, la Commissione europea ci possa insegnare nulla, per il fatto che la legislazione europea non prevede neanche il reato di associazione mafiosa, e quindi queste cose che in Italia conosciamo bene, purtroppo, la stessa Sonia Alfano, mia sorella, quando era parlamentare europea, quando cercavano di spingere per una legislazione comune antimafia europea, dovevano vincere le resistenze degli altri parlamentari europei, i quali dimostravano di non sapere assolutamente che cosa fosse l'associazione mafiosa, o degli stessi tedeschi che dicevano: ma è vero che qui ci sono dei mafiosi, degli indranghetisti che si trasferiscono in Germania, ma noi basta che qui pagano le tasse. Cioè non hanno idea in tante parti d'Europa di che cosa sia l'associazione mafiosa. Ecco, è stata fatta passare questa raccomandazione in Commissione Diritti Umani senza neanche consultare la Commissione Giustizia. Quindi io ho una grande paura che tutto questo, e anche quello che citava prima Aaron Pettinari per quanto riguarda la delegittimazione dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, faccia parte di una manovra a livello più ampio per fare passare gli ultimi punti del papello, di cui buona parte è già passato attraverso provvedimenti legislativi di l'uno e dell'altro colore, dei governi dell'uno e dell'altro colore, perché nella trattativa, nelle due fasi della trattativa, sono stati coinvolti personaggi del ex democristiani e personaggi della nuova destra di Silvio Berlusconi. Ci sono ancora dei punti della trattativa che non sono, che erano fondamentali nel papello e che non sono stati ancora, come altri, messi pagati, non sono state pagate queste cambiali. Uno di questi è il 41 bis, che è stato pagato soltanto in parte attraverso un provvedimento legislativo della destra di Berlusconi, di cui l'altro giorno alla 7 si vantava Gasparri, senza tenere conto che quel provvedimento rese più facile da parte di quelli condannati al 41 bis la presentazione, rese più facile la continuazione dei ricorsi, perché prima ogni 6 mesi si doveva in Parlamento ratificare di nuovo il decreto del 41 bis. Nel momento in cui non resero invece definitivo quel provvedimento, fecero sì che un ricorso presentato da un mafioso al 41 bis dopo 2 anni può essere discusso e approvato al cambio dei magistrati di sorveglianza, mentre prima, dopo 6 mesi, dovevano presentare un altro ricorso e così via. Quindi non fu affatto un provvedimento per rafforzare il 41 bis, ma per renderlo più facile il ricorso al 41 bis. Non vorrei che si vogliano pagare la cambiale ancora non pagata della cosiddetta dissociazione, per cui basterebbe che, come era stato fatto per le Brigate Rosse, un mafioso si dissoci nominalmente dalla mafia senza però rivelare nessuno dei crimini commessi dai suoi accoliti o dalle personaggi della sua famiglia. E tutto questo mi fa veramente paura, che non sia questa normalizzazione della famiglia Riina, presentata davanti a tutti come una famiglia normale, con un padre addirittura affettuoso che guarda annoiato alla televisione le stragi di Capace e di Via D'Amelio, senza fare quei grugniti di soddisfazione che sono convinto avrà fatto, perché così risulta dall'intercettazione del carcere di Ober, e fare così passare a poco nell'opinione pubblica l'idea che costringere queste persone al 41 bis con l'isolamento da parte dei propri accoliti eccetera sia una misura troppo forte. D'altra parte, quello era una delle richieste fondamentali del papello, e quindi capisco che
ancora ci siano i mafiosi che insistono per il pagamento di questa cambiale, e chi forse questa cambiale ha intenzione a breve di pagare in qualche maniera. Salvatore, lei mi ha preceduta, perché difatti l'immagine di famiglia normale che vive in armonia, di un'infanzia vissuta con serenità, come lo stesso Salvo Rina ha descritto, vuol far passare appunto l'immagine di una vita scontata, domestica, casalinga, usuale come quella di ognuno di noi. Per cui l'inquietudine, la domanda è: questa intervista così edulcorata, così dalle tinte pastello, mi verrebbe da dire, è stata una pura e semplice operazione mediatica, o c'è una ragione precisa per la quale ciclicamente ad uno dei rappresentanti della famiglia Rina, che può essere la figlia che viene intervistata dalla TV svizzera, ora la pubblicazione del libro, l'intervista condotta sulla prima rete nazionale, seppur in tarda serata, ma rimane la prima rete nazionale, allora è un modo per dare il microfono alla famiglia Rina ciclicamente? Perché? Io ho paura di questo, che si tratti proprio di una manovra a più ampio raggio per attenuare le pene ai mafiosi e il regime carcerario dei mafiosi. Perché vede, io mi è capitato in un'occasione proprio questo, di chiedere a Gaspare Mutolo, sapete tutti di chi è Gaspare Mutolo, gli ho chiesto: ma come facevi? Quando l'ho incontrato in più di un'occasione, gli ho chiesto: ma come facevi tu a carezzare la testa di tuo figlio con quelle stesse mani quando tornava a casa, quando, con quelle stesse mani con cui avevi strangolato uno dopo l'altro 48 persone a mani nude? Gli ho fatto questa domanda e Gaspare Mutolo non mi ha risposto, perché io il lavoro lo lasciavo fuori da casa. Quando tornavo a casa il lavoro lo lasciavo fuori, perché per lui quello era un lavoro. Ma c'è una differenza: che Gaspare Mutolo ha riconosciuto i suoi crimini, ha collaborato con la giustizia, è diventato un'altra persona. Oggi è un pittore che dipinge dei quadri delicatissimi. Invece Salvo Rina nega, non vuole giudicare i crimini di suo padre, dice, anzi li nega addirittura, dice: ma io, quando gli è stato chiesto ma lei come giudica suo padre, dice: ma io mio padre non posso giudicarlo. E non ha sorvolato sui suoi crimini, ha sorvolato su quel bambino, non ha parlato di quel bambino sciolto nell'acido, ha descritto la scena di lui che guarda la televisione con suo padre come se fosse uno spettatore annoiato di un qualsiasi cosa, quando quelle stragi erano state ordinate per mano della mafia, ma proprio da dottor Rina. Poi su chi avesse ordinato quelle stragi, quello è tutto un altro discorso. Ecco, io non credo che si tratti solo della presentazione di un libro. Per quelle coincidenze di cui ho parlato prima, per certi altri segnali, ho paura, per cui di tanto in tanto si ritorna sul concorso esterno di associazione mafiosa, si ritorna col 41 bis. Io l'altra volta ho partecipato a una trasmissione alla 7, una trasmissione a cui avrei fatto meglio a non partecipare, perché non me l'avevano detto, e incontrato lì una persona che, se avessi saputo che era presente, mi sarei rifiutato di partecipare alla trasmissione, cioè Maurizio Gasparri, il quale mi ha aggredito dicendo che io non avevo detto nulla quando Santoro aveva intervistato Massimo Ciancimino, che anche lui è un figlio di mafioso, eccetera eccetera. Però c'è una bella differenza. Massimo Ciancimino è andato a quella trasmissione con una motivazione ben precisa, e questa motivazione l'ha detto lui: è andato lì, sta parlando, sta collaborando con la giustizia, benché con tutte quella la sua tutto quei problemi che derivano dalla sua personalità, di una persona che è stata cresciuta da suo padre, il quale la incatenava a letto e lo prendeva a schiaffi, lo usava come corriere per durante la trattativa. Però lui ha detto che lui collaborava con la giustizia, aveva deciso di parlare perché non voleva che suo figlio domani si vergognasse di chiamarsi Ciancimino, come lui si era vergognato di quel nome che doveva portare. E quindi si tratta di tutt'altra cosa. E proprio nel corso di quella trasmissione, e anche lì, Maurizio Gasparri ha attaccato i collaboratori di giustizia, cosa che peraltro ha fatto anche Cirino Pomicino,
parlando del fatto che ci sono collaboratori di giustizia, troppi collaboratori di giustizia in giro, che sono liberi dopo pochi anni di carcere semplicemente per hanno collaborato dalla giustizia a causa della legislazione premiale che c'è nella legge sui, per i collaboratori di giustizia. Ebbene, ricordiamo che quella legge è stata voluta fortemente da Paolo Borsellino e da Giovanni Falcone, ed è stato grazie ai collaboratori di giustizia che si è potuto imbastire quel maxi processo, che è stata una svolta nel corso della storia della nostra storia giudiziaria, e che se poi fosse stata continuata invece di smantellare il pool, di mettere nell'angolo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, avrebbe potuto provocare il colpo di grazia alla, alla criminalità organizzata, alla mafia. Ecco, io ho paura che si tenti, ripeto, l'ho detto, ma voglio che questo messaggio arrivi, che si sia tutta quella di oggi una manovra preordinata per pagare le ultime cambiali della trattativa e del papello che ancora non sono state pagate. Trattativa, ricordiamo, che è costata la strage di via dei Giorgofili, la strage di via Palestro, oltre che la vita di Paolo Borsellino e dei ragazzi della sua scorta. Aaron? Sì. Questa intervista secondo te era una di quelle che non si possono rifiutare? Ma guarda, la... c'è poco da aggiungere rispetto alle considerazioni di Salvatore Borsellino, che condivido in, in toto, e ho anch'io questo, questa preoccupazione, questo allarme nei confronti di questi argomenti, che, di cui è un po' come un ritorno al, al passato di fatto. Perché così come negli anni 90 si parlava male di Buscetta, oggi si parla male appunto dei pentiti, c'è questa voglia di dire, addirittura durante la trasmissione di Vespa è stato detto che i pentiti non fanno neanche un giorno di carcere, e nessuno ha smentito questa cosa, che invece è una grandissima falsità, a cui nessuno, lo stesso avvocato Ligotti, in, che è difensore, avvocato difensore di collaboratori di giustizia, non ha detto no, no, scusate, non è vero che non fanno il carcere. Quindi mi sembra proprio che c'è una manovra strana. Credo che sia duplice comunque l'intento della trasmissione: da una parte questo rischio forte probabilmente del fatto della cambiale non pagata rispetto alla trattativa e che si, forse si deve ancora pagare, e l'altro è sicuramente l'audience, questa cosa che sta portando a rivoluzionare completamente le logiche culturali, che oggi non ci si fa più scrupolo di nulla, pur di fare ascolti, questa è l'altra cosa. Quindi le due cose insieme, credo io, probabilmente chi va a toccare o a manovrare eventualmente Bruno Vespa va a proporre, diciamo, determinati tipi di programmi proprio apposta per dare anche e lanciare altri messaggi. Giusto per aggiungere due cose, perché aumentano la mia preoccupazione, Salvatore ha parlato di dissociazione. Lo scorso febbraio un boss di Camorra, Cesare Pagano, durante un processo d'appello è intervenuto, ha preso la parola proprio per dichiarando apertamente di dissociarsi, di riconoscere i propri crimini, però ha detto apertamente in aula di non voler accusare nessun altro, però che comunque riconosceva i propri crimini. Se è vero, io ho mandato a fare questi reati, ho partecipato a questi reati, solamente parlando di se stesso. Ecco, quindi c'è un movimento all'interno delle carceri, all'interno della polizia penitenziaria, all'interno della politica stessa, che evidentemente ha questi temi che erano tanto a cuore ai boss mafiosi un tempo, a questi temi ci tiene a sua volta, e sta cercando di portarli avanti.
Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa è vero, non capisce nulla, ci accusano che noi di concorso esterno, il concorso esterno è un reato che non esiste, ma loro non ne sanno assolutamente nulla di che cos'è, di cos'è il terrorismo mafioso. Solo adesso con l'ISIS forse si stanno rendendo conto di che cos'è il terrorismo, perché infatti sono molto impreparati da quel punto di vista, mentre invece in Italia siamo più preparati. Per dare un altro dato, no? E questo è economico, di che ci stupiamo noi dell'Europa? L'Europa, che il fatto che non capisca nulla, si ha anche da un dato di fatto, l'Eurostat ha di fatto chiesto a tutti quanti gli stati europei di inserire all'interno del PIL prostituzione e traffico di droga. Allora a questo punto che cosa dobbiamo pensare? Se di fatto stiamo legalizzando cose che, non so, che sono illegali, cioè noi dentro al nostro PIL dobbiamo mettere i traffici illeciti sul traffico di stupefacenti che l'Ndrangheta lo porta avanti per miliardi e miliardi e miliardi di euro. Cioè, questo è l'assurdo che noi abbiamo e che ovviamente di cui pochissimi parlano. E d'altra parte questo riguarda la legalizzazione del riciclaggio. D'altra parte non scordiamo che il governo italiano ha fatto anni fa il riciclaggio di Stato attraverso il rientro dei capitali con che sono anche purtroppo capitali mafiosi, attraverso il pagamento di tasse irrisorie, nonché la depenalizzazione del falso in bilancio, che è proprio quel metodo attraverso il quale si creano dei fondi occulti che poi alimentano quella corruzione che infatti oggi vediamo assolutamente dilagante. Una cosa vorrei aggiungere, dato che Aaron ha parlato anche di audience, che pur nella tristezza di questi giorni in cui abbiamo dovuto vedere un mafioso alla televisione di Stato, non credo che Bruno Vespa possa essere molto soddisfatto della audience che, pur portando un mafioso alla televisione, ha ottenuto. Ha avuto a quanto pare 1.180.000 spettatori, di cui in buona parte l'hanno ascoltato semplicemente per vedere a che punto di bassezza si arrivasse. Il mio post, con il quale mi dichiaravo nauseato di quello che stava succedendo, e che ho messo sulla rete, ha raggiunto 16 milioni di utenti con 3 milioni di interazioni, cioè di gente che lo ha condiviso, lo ha commentato e che in base a quello mi ha scritto delle lettere. Quindi Vespa non deve essere assolutamente soddisfatto, anche esibendo il figlio del capo dei capi, come ha scritto, perché non dimentichiamo che campeggiava questa scritta nella sua trasmissione, il figlio del capo dei capi, cioè lo proclamava come un eroe, sebbene negativo, in ogni caso, come sappiamo bene, come purtroppo tante persone ricevono questi messaggi. In ogni caso è il capo dei capi, in ogni caso è una persona potente, che anche se grazie al male è diventato potente. Quindi sono messaggi assolutamente fuorvianti e negativi, e nonostante tutto questo ha raccolto la miseria di 1.800.000 telespettatori. Ma infatti, ingegnere, il delegare i parenti di chi ha subito un lutto grave come è successo per lei, come quel politico che ha incontrato a quell'intervista, sembra che solo i parenti di chi ha subito un grave lutto debbano farsi carico di far rispettare i valori della democrazia. Sembra che a loro non riguardi questo. Sembra che anche gli stessi damerini dei politici deleghino altri al rispetto e alla valutazione di questi valori. Purtroppo è così, e non solo. Purtroppo è così. Noi familiari di vittime di mafia, se ci limitiamo a mostrare le lacrime a una trasmissione televisiva una volta all'anno, quando si commemorano i nostri parenti, allora andiamo bene. Nel momento in cui qualcuno di noi cerca di lottare per la verità, cerca di veritare per la giustizia, di lottare per la giustizia, allora diventa il bersaglio degli attacchi di certi individui, appunto come Gasparri, come alcuni giornalisti. Io normalmente, al giornalista Facci, non so neanche su quale giornale scrive, ma quando scrive degli articoli
se per 10 volte pronunci cita Salvatore Borsellino, ogni volta ha il vezzo di aggiungere Salvatore Borsellino, di professione fratello di Paolo. Io di professione faccio l'ingegnere, e se, diciamo, purtroppo sono costretto a comparire come fratello di Paolo, è perché lotto per la verità, lotto per la giustizia e lotto per la sua memoria. Non mi limito soltanto a piangere, anzi di lacrime non ho neanche versati e non ne verserò fino a quando non sarà fatto verità e giustizia, cioè purtroppo mai nel corso degli anni che mi restano da vivere. Ecco, ma se è vero che la mafia per sua stessa natura cerca lo Stato, cerca comunque un aggancio, un modo per inserirsi, eccetera, perché lo Stato ha bisogno di trattare con la mafia? Questo io purtroppo non essendo ingegnere posso ragionare secondo logica, non ho altri parametri, non ho altri strumenti, non sono né magistrato né politico. Evidentemente se lo Stato cerca di trattare con la mafia vuol dire che ne ritrae dei vantaggi, altrimenti non tratterebbe con la mafia. Vuol dire che ne ritrae dei vantaggi, d'altra parte è così, perché d'altra parte dobbiamo renderci conto che la vera mafia non è la mafia armata, ma è la mafia e chi collude con la mafia, chi dalla mafia accetta i voti, chi i voti si cambia con favori, chi con la mafia fa affari. Oggi purtroppo anche quegli imprenditori che in un momento di crisi economica accettano i capitali a basso costo che gli vengono offerti dalla mafia, senza accorgersi che in questa maniera si mettono una corda al collo e che ci sarà qualcuno che a un certo punto quella corda comincerà a tirare. Purtroppo è quello che succede, e tutta questa è la vera pericolosità della mafia. Oggi che la mafia dispone di capitali illimitati e in un momento soprattutto di congiuntura economica come questa, la mafia purtroppo è in grado di comandare il mondo, di suscitare, di provocare delle crisi finanziarie. Purtroppo quello che è successo è che questo cancro è stato lasciato crescere, abbandonandolo a se stesso, pensando che potesse essere limitato soltanto alla regione del sud, da cui i governi dalla fine della guerra a oggi hanno spremuto i voti che servivano per governare il resto del paese, e purtroppo questo ha fatto sì che questo cancro entrasse in metastasi, e adesso oggi è difficilissimo se non impossibile, non voglio dire questa parola, aggredirlo e distruggerlo. Infatti dalle nostre parti, ingegnere, proprio oggi un quotidiano locale riporta la notizia che è stata finalmente eliminata e frantumata una targa che riportava i nomi di alcuni delinquenti che sono stati eliminati durante un conflitto con le forze dell'ordine. Addirittura era stata esposta una targa commemorativa. Finalmente, dopo tanto tempo e tante segnalazioni, qualcuno ha dovuto decidere di eliminarla. E questo le dà esattamente ragione di come il fenomeno mafioso non è affatto sottomesso. Quindi non è... Sì, purtroppo anche hanno distrutto anche dalle vostre parti, che adesso sono diventate anche le mie, visto che da 50 anni abito a Milano, è stata distrutta anche a Bergamo, nella valle, non ricordo come si chiama, una targa dedicata a Peppino Impastato. Purtroppo anche questo succede da queste parti. Aaron, parlava prima Salvatore del clima che ormai sta diventando sempre più pesante e sempre più difficile. Non possiamo fare a meno di pensare ai giudici, al PM Nino Di Matteo, a Gratteri. Vivono sicuramente dei momenti molto difficili a causa del loro impegno, ed è proprio recentissima la pubblicazione su Antimafia 2000 di un tuo articolo rispetto alla pressione che Galatolo ha fatto perché Nino Di Matteo fosse eliminato a Roma. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la pressione che in questo momento colpisce magistrati come Nino Di Matteo o Nicola Gratteri in Calabria, Giuseppe Lombardo sempre in Calabria, Roberto Scarpinato e gli altri, credo che la pressione più grande che ricevono in questo momento arrivi proprio dalle istituzioni stesse, ovvero dal grandissimo silenzio istituzionale
che c'è nei loro confronti, dalle leggi che vengono continuamente emanate, che vanno contro a quegli accertamenti di verità che probabilmente sarebbero necessari, che sono necessari al nostro paese per avere veramente una speranza per il domani. Il fatto che ancora oggi il governo punti a eliminare in un solo colpo il problema delle intercettazioni telefoniche, credo, alla luce di quanto sta avvenendo con l'inchiesta della Basilicata sul petrolio e quant'altro, che vede in prima battuta proprio ministri come la Boschi, che viene difesa dal premier Renzi, che proprio sulle intercettazioni vorrebbe fare una stretta fortissima, mi dà da pensare proprio questo aspetto, insomma, ovvero che sono le istituzioni che stanno pressando e stanno isolando i magistrati in questo momento. Aggiungo anche altro. C'è anche, come dicevo prima, l'altra sera in trasmissione, nessuno ha ricordato a Giuseppe Salvatore Riina il fatto che il padre ancora oggi lancia strali di morte, che nessuno ha ricordato anche il fatto che Di Matteo alla trasmissione della puntata successiva, quando Di Matteo è stato intervistato all'Aula Bunker, hanno detto Dino Di Matteo il magistrato probabilmente più esposto d'Italia, ma nessuno ha fatto riferimento alle minacce concrete che venivano fatte nei suoi riguardi, e ha parlato proprio dell'attentato, del progetto di attentato, nessuno ha fatto alcun tipo di riferimento, e questo ti dà la dimostrazione chiara che certi argomenti sono scomodi e si preferisce non parlarne. Anche dal Presidente della Repubblica io mi aspettavo una presa di distanza assolutamente più forte rispetto a quanto avvenuto l'altro giorno nella TV di Stato, e anche questo non c'è stato. Detto questo, per quanto riguarda la notizia sull'attentato, di fatto la novità qual è stata? Che al processo Apocalisse, in trasferta a Torino, questo imputato Camillo Graziano ha di fatto confermato le dichiarazioni di Vito Calatolo, dicendo a un certo punto che lui che effettivamente gli era stato chiesto. Lui ha provato ad attaccare, così come in passato aveva fatto Ligio, parlando male di Buscetta, dicendo Buscetta non vi racconta che negli anni 70 eravamo stati contattati dal principe Junio Valerio Borghese per un golpe, non ve lo racconta perché lui non vi racconta le verità, è un falso, mente. Ma di fatto in quel modo lui stava ammettendo che Cosa Nostra esisteva e che era stata coinvolta in un progetto eversivo, quindi la stessa cosa è successa con Camillo Graziano, perché di fatto, dicendo Vito Calatolo faceva pressione su di me affinché contattassi Salvatore Cucuzza, collaboratore di giustizia oggi deceduto, per attirare Nino Di Matteo e ammazzarlo con armi convenzionali a Roma, di fatto conferma che quel piano comunque c'era, cioè, se dice queste cose indirettamente. E quindi per questo è importante quel riscontro, ma oggi di riscontri rispetto a quel progetto di attentato, che ne dicano tantissimi altri ben pensanti, chiamiamoli così, secondo me è più che mai presente ed attuale, e i riscontri ce ne sono tanti. Penso per esempio all'avvocato civilista Marcataio, l'indagine nei suoi confronti ha dimostrato che il Marcataio aveva venduto dei box per arrivare a comprare il tritolo, quindi questo è un altro riscontro eccezionale che c'è rispetto a quell'attentato. Ci sono altri collaboratori di giustizia, e quello che si può fare in questo momento più che mai credo che sia proprio quello di non commettere l'errore fatto negli anni 90 e non lasciare soli e isolati questi magistrati che sono in prima linea. Sì, perché io infatti non so se vi rendete conto che qui parliamo di minaccia di Matteo, ma non vi rendete conto che Di Matteo l'hanno già ucciso? Come quando mio fratello disse che Giovanni Falcone ha cominciato a morire quando il CSM gli negò il posto di capo del pool, che sarebbe toccato a lui dopo il fatto che era andato in pensione
il capo del pool. Di Matteo già l'hanno ucciso, perché l'hanno ucciso come magistrato. Di Matteo ogni giorno si trova sul tavolo una pila alta così di processi per furti di energia elettrica e per reati ambientali. È in questa maniera che oggi si uccidono i giudici. Come ha cambiato strategia la mafia, scegliendo di inabissarsi e non terminare la stagione delle stragi, la stagione di scontro diretto, ha cambiato strategia lo Stato deviato, che i giudici oggi li uccide, come hanno ucciso Di Matteo, come hanno ucciso De Magistris, e uccide i poliziotti come hanno tentato di uccidere il poliziotto Gioacchino Genchi. Hanno cambiato strategia, ma i giudici e i poliziotti oggi continuano a morire in altra maniera, continuano a morire con le carte bollate, con i provvedimenti del CSM, continuano a morire con il silenzio. Il silenzio, perché quando ci fu il 14 novembre la manifestazione in sostegno di Di Matteo, io chiesi espressamente al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio un messaggio di solidarietà con Di Matteo. La risposta fu il silenzio assoluto, a parte il Presidente del Senato Piero Grasso, che mi ricevette in Senato e mi segnò un messaggio di solidarietà a Nino Di Matteo. Da parte dello stesso Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera, del Capo del Governo, invece ci fu il silenzio assoluto, ed è anche col silenzio che si uccide. E soprattutto col silenzio, ma questo è il paese nel quale Totò Riina solidarizzò con Napolitano quando venne citato come testo nel processo trattativa Stato-Mafia. Lui dal carcere dichiarò che non si sarebbe presentato, ma quindi stiamo realmente correndo il rischio che l'antistato diventi Stato? Mi pare giusto che Riina si congratulasse col Presidente Napolitano, perché il Presidente Napolitano, a mio avviso, è stato il garante del silenzio sulla trattativa. Della trattativa per 20 anni non si è parlato, non si poteva parlare di trattativa, e il Presidente Napolitano, rifiutandosi di presentarsi, era stato chiamato dalla mia parte civile a Caltanissetta per testimoniare, e purtroppo, ricevendo l'avallo della Corte, che in soli 2 giorni sovvertì la precedente ordinanza, l'ex Presidente Napolitano ha conformato quello che io credo e che continua a sostenere, cioè che Napolitano sia stato il garante del silenzio su questa trattativa. C'è una domanda? Forse c'è una domanda. Aaron, la tua opinione a riguardo? Per quanto mi riguarda, il discorso è molto semplice. Sia per quanto concerne Napolitano, sia quanto concerne le responsabilità politiche di oggi, del silenzio istituzionale che c'è di fronte alla protezione che ci deve essere dei magistrati, si tende a generalizzare. Secondo me non si vuole avere la percezione né della storia, di quello che è stata la storia, né di quello che è la mafia oggi. Prima avete detto se non erro una domanda era stata perché lo Stato deve andare a trattare con la mafia, ma io l'ho detto prima, l'ho suggerito prima, forse per quei 150 miliardi di euro l'anno che la mafia guadagna e che vengono inseriti all'interno del nostro PIL, cioè fanno PIL. Forse è per questo motivo che conviene non sconfiggere le mafie, e quindi conviene trattare, proprio perché i governi si trovano a vedere il PIL schizzare in alto di fronte a queste crisi che hanno le banche. Cioè, è un problema di sistema. Noi abbiamo oggi un problema che è di sistema, chiamiamolo sistema criminale integrato, chiamiamolo sistema criminale, chiamiamolo come vogliamo, però credo che sia un problema di sistema e che poggia le sue fondamenta sicuramente sul piano economico. Bene, c'è una domanda che vogliono rivolgervi. Prego, Francesco.
Devi venire qui perché sì, è necessario per il momento. La mia è anche una riflessione. Innanzitutto, buonasera a tutti. È veramente un onore essere qui alla presenza dell'ingegner Borsellino, che è persona che seguo e che ammiro da tanto tempo, anche perché non soltanto per le questioni del fratello, ma per tutto quello che fa. E anche relativamente ad Aaron, perché lo conosco soltanto di nome e probabilmente spero presto di poterlo conoscere anche di fatto, visto che io faccio parte anche dell'organizzazione di questo Caffè dei 100 Passi qui a Bari. La mia riflessione è questa: sostanzialmente io vedo la denigrazione che subisce la giustizia, e poi vedo l'accanimento fiscale che faccio il commercialista, forse è il caso che lo specifichi. Faccio il commercialista e sono un uomo di sinistra, questo mi crea diversi, non pochi problemi qui sul territorio. E per cui vedo questa denigrazione della giustizia, poi vedo un accanimento fiscale, vedo tutta una serie di problematiche che portano sicuramente tutti i cittadini ad essere distratti, e poi vedo le trasmissioni, vedo e sento, perché io non l'ho vista, per fortuna non l'ho vista, la trasmissione come quelle che sono state le trasmissioni come quelle di Bruno Vespa, che insomma sinceramente non ci creano, non danno onore a questa nostra nazione. E qui mi chiedo, mi faccio sempre tantissime domande, perché cerco di entrare in sintonia con quello che può essere un concetto di antimafia e come risolvere il problema della mafia, cioè cercare almeno dentro di me se sono a quale parte di questo mondo appartengo. So sicuramente di non essere un mafioso, e per cui mi chiedo a che cosa serve tutto questo, e mettendo insieme tutti questi elementi, ora dopo tutto ciò che ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva lei, ingegner Borsellino, ora io sono anche un pochino più preoccupato, perché in più io legavo allo stato mafioso uno degli elementi più assurdi che un governo possa concepire per i propri governanti, perché tanto i nostri sono solo governanti, non sono politici, e cioè l'immunità parlamentare. Oggi invece vedo che attraverso tutte queste manovre la mafia è andata ben oltre, ora cerca l'immunità popolare, e questa cosa secondo me è terrificante, perché significa praticamente che attraverso trasmissioni, attraverso tutta una serie di logiche molto particolari, molto sottili, la mafia cerca nel popolo la sua collocazione normale, la sua esatta, il motivo stesso perché esista. Cioè si sta, non è l'antistato, non è un qualcosa che va al di là, perché alla mafia lo Stato serve affinché esistano delle regole che non servono a nulla, che non servono a niente. Oggi la mafia sta cercando l'immunità popolare affinché si sia noi i primi a giustificare la sua presenza. Questa cosa secondo me è terrificante. Grazie. Ma io vorrei che ci rendessimo tutti conto che se lo Stato 20 anni fa, 24 anni fa è arrivato, diciamo, a elevare l'antistato a suo interlocutore, intavolando con questo una trattativa che per essere portata avanti ha reso necessaria l'eliminazione, e non soltanto da parte della mafia ma dallo stesso Stato deviato, di uno dei suoi servitori più fedeli come Paolo Borsellino. Non si poteva che non arrivare a tutto questo. È stato 20 anni fa che è partito questo processo. Lo Stato deviato, ma sempre pezzi dello Stato, che ha accettato l'antistato come interlocutore, e da quel momento è cominciato quella china, quel piano inclinato che ci ha portato al degrado morale, civico e politico a cui oggi siamo arrivati. È una logica conseguenza di quello che è successo 24 anni fa, e fino a quando non sarà lavato questo peccato originale, perché questo è il peccato originale di questa che è disgraziata Seconda Repubblica, le cose purtroppo non potranno cambiare. È un peccato originale che ci portiamo dappresso,
e fino a quando non faremo, non laveremo questo sangue, le cose purtroppo non potranno che diventare sempre peggiori, ed è quello a cui stiamo assistendo. Cosa significa per lei, Salvatore, per te, Aaron, tornare a Palermo? Per me tornare a Palermo significa, io purtroppo ho perso la speranza di vedere oggi la verità, di vedere giustizia, non mi restano tanti anni da vivere, e purtroppo con quello che succede nel nostro paese, in cui a 20 anni di distanza, a 40 anni di distanza, per tante stragi di Stato non si conoscono né i mandanti né gli esecutori, e spesso neanche i motivi per cui sono state compiute, anche se in tanti li sappiamo, cioè sono state compiute per indirizzare, per gli equilibri politici del nostro paese. Ci dobbiamo vergognare di tutto questo. Nel nostro paese c'è una sequela infinita di stragi di Stato compiute nei momenti particolari in cui si doveva indirizzare nell'uno o nell'altro senso gli indirizzi politici del nostro paese. Ecco, per me tornare a Palermo, cosa che sto facendo sempre di più, ha significato cercare a Palermo di costruire qualcosa. Io purtroppo, ripeto, non potrò vedere giustizia nella verità, e la mia capacità li ho concentrate in quella casa di Paolo da cui oggi Aaron sta trasmettendo, una casa di accoglienza in cui poter dare ai ragazzi a rischio del quartiere un'alternativa alla perversa spirale povertà, emarginazione, criminalità organizzata. Ecco, sarà una cosa piccola che riuscirò a fare, ma almeno quando prima di morire potrò dire di aver lasciato qualche cosa. Per te, Aaron? Allora, innanzitutto premetto che io non sono siciliano, sono marchigiano. Da ormai una decina d'anni lavoro con Antimafia 2000 e da un anno mi sono trasferito qui. Tornare a Palermo, essere a Palermo è, se vogliamo, è una sorta di assunzione di responsabilità. È il mio modo per assumermi responsabilità oggi di essere presenti qui in questo momento. Io rivedo molti corsi e ricorsi storici di fronte a quello che sta accadendo oggi e quello che è successo nel 92-93, e credo che non si può commettere l'errore che magari si è fatto in passato, ovvero quello di voltarsi dall'altra parte, e stavolta bisogna farlo non dopo che sono esplose le bombe, ma prima che le bombe sono esplose. Salvatore Borsellino ha parlato proprio del fatto che probabilmente l'attentato di Matteo è stato già fatto, già compiuto, ed è quello della non legittimità a livello istituzionale, le varie, quello lo stesso che hanno fatto la delegittimazione, che è la stessa che hanno fatto con De Magistris e Clementina Forleo, quella stessa delegittimazione che è stata portata avanti e condotta a lungo dagli stessi componenti della magistratura negli anni 90 contro Giovanni Falcone e prima, e contro Paolo Borsellino poi. Ecco, io credo che non serve altro, non ci devono essere altri agnelli da sacrificare sull'altare. Questo credo che deve portare tutti noi a una profonda riflessione. Io come giornalista ho avuto questa fortuna, ringrazierò sempre Antimafia 2000 che mi ha permesso di iniziare questo percorso, occupandomi di cronaca giudiziaria, che è qualcosa che comunque mi piace fare, mi piace parlare di queste storie, ma non mio malgrado, cioè mi piacerebbe raccontare le storie belle e positive. Purtroppo c'è una storia, come diceva Salvatore, un passato nostro molto oscuro, dalla conoscenza di questi fatti, di queste cose, portare alla luce queste verità, secondo me può portare veramente a quella rivoluzione culturale che può portare al cambiamento in futuro, perché se noi conosciamo il nostro passato e non commettiamo gli stessi errori, possiamo veramente avere un futuro diverso e scegliere anche una politica diversa, una società diversa. E secondo te, Aaron, credi che potremmo sperare
Un attimo, è partito l'applauso dalla cassa di Paolo, che vi salutano tutti, e soprattutto a Salvatore Borsellino. È bellissimo. Lo condividiamo. È bellissimo. E secondo te pensi che potremmo sperare in un futuro non molto lontano che magari qualche giornalista da Merino possa intervistare magari qualche esponente di qualche altra organizzazione malavitosa, chissà, l'Andrangheta o altro? Magari potremmo saperlo prima nella scaletta. Che dici? Ma guarda, io non so se ci saranno altre repliche di quello che è accaduto nelle scorse settimane. Io, come ho detto prima, lo scandalo per me non è stato tanto il mandare in onda il mafioso, ma quanto come è stato presentato e come è stata condotta quell'intervista, che non era tutto era tranne che un'intervista. Questo è lo scandalo, credo io, più grande. E in questa maniera è stato fatto il torto più grande a tutti quanti, a tutte quante le vittime di mafia, ma a tutti quanti i cittadini onesti, credo io, che pagano il canone, che pagano le tasse, che si sono dovuti assuppare nella TV di Stato la promozione del libro del figlio di Rina. Questa è la gravità. E d'altra parte la trasmissione del giorno dopo non credo possa aver diciamo diminuito o attenuato la rabbia di chi si è arrabbiato, insomma, cioè non poteva attutire nulla. No, credo di no, perché non si può fare una trasmissione riparatrice, come hanno detto, facendo parlare Nino Di Matteo dopo aver fatto parlare il figlio di un mafioso. Questo significa mettere sullo stesso piano la mafia con la giustizia, la mafia, l'antistato con lo Stato. È stato ancora più vergognoso che si sia pensato di poter fare una trasmissione riparatrice facendo parlare Di Matteo, mettendolo alla pari con Rina. È stata un'ulteriore vergogna. Aggiungo anche, Salvatore, che in quella puntata riparatrice è stata messa alla berlina tutta quanta l'antimafia, come facendo di tutta un'erba un fascio, di fatto, e questo non va bene, al contrario. Sì, è vero, ci sono degli stati, dei casi, anche recentemente a Palermo, dove che probabilmente ci devono portare anche a una profonda riflessione di che cosa, nel cercare di riconoscere chi è che fa antimafia davvero, ma sono usciti libri, si fanno trasmissioni dove si parla dell'antimafia, della mafia all'interno dell'antimafia, facendo passare il messaggio nefasto e negativo, dove tutto è marcio. Non è così, ci sono tanti esempi, e oggi siamo dentro la casa di Paolo proprio per citare un esempio di antimafia vera sul territorio, che si fa, scusatemi il termine, un mazzo tanto per cercare di cambiare le cose, e è onesta. Però è di questa è quella che si dovrebbe parlare e si deve tener conto. Se si parla a grandi linee dicendo l'antimafia fa tutta quanta schifo perché c'è il caso Helg, il caso Saguto, il caso non so quale altro caso, cioè siamo tornati penso agli anni 90, dove appunto si crea quella suefazione per cui nessuno vuole sentir parlare né di mafia né di antimafia, e quindi tutto quanto come se non esistesse. E invece il problema c'è, è serio e va affrontato. E infatti credo che sia stato anche interpellato il presidente della commissione di controllo, non solo quella della TV di Stato, ma anche credo si abbia dovuto intervenire, non so se hanno ascoltato il Vespa o chi lo dirige, sulla opportunità di mandare in onda questa trasmissione. Quali risultati abbiamo avuto? Aaron? Ma guarda, io credo che in questo momento non è che ci sia stata una grossissima protesta. Io sono pessimista da questo punto di vista, nel senso che all'interno dell'istituzione RAI non cambierà nulla e Vespa rimarrà al suo posto. Quindi per questo credo che la ribellione e l'indignazione debba partire dai cittadini. Come ho detto prima, sono i cittadini che possono decidere di non pagare il canone, che possono ribellarsi, andare sotto la RAI, che possono far sentire la propria voce, perché se aspettiamo che chi ci governa prenda queste decisioni, credo sinceramente che questo non avverrà mai, anche perché, ritorniamo al punto di prima, siamo di fronte a cambiali che vengono ripagate. È come lo scandalo che non si parla del referendum e delle trivelle, non si sa un bel niente di quello che si accadrà, di quello che accadrà il 17 aprile, non lo sa nessuno perché si va a votare di fatto, e perché abbiamo firmato delle
nelle cambiali alle industrie petrolifere. Se noi non ci indigniamo più di fronte a queste cose e non ci riappropriamo della nostra democrazia, della nostra difesa, della nostra Costituzione che vogliono modificare e che in parte hanno già modificato con la variazione dell'articolo 81, diventa un problema, insomma. Io, l'invito mio è: indigniamoci. Ma infatti credo che bisogna aggiungere a quello che tu dicevi giustamente, che il referendum a proposito delle trivelle è stato promosso da 9 regioni, non c'è stata la raccolta di 500.000 firme come avrebbe dovuto essere, è stata un'iniziativa di alcune regioni che magari indispettite hanno proposto il referendum, poi la Corte di Cassazione Costituzionale ne hanno legittimato l'ammissibilità. Questo va detto, insomma, è un referendum promosso dalla politica più che dalla gente, insomma. Credo che ci sia un altro intervento, forse una signorina vuole intervenire. Ecco, prego, prego. Scusate un secondo, prego, prego. Salve ingegnere. Io mi presento, sono Mazzone Marianna e sono, diciamo, uno studentessa di scienze politiche in procinto di scrivere una tesi sulla mafia. Diciamo a luglio mi laureo. Volevo chiederle, ma tutto questo è solo una questione trattativa Stato-mafia o la mafia è la manovalanza dello Stato che viene usata come ad esempio i servizi segreti per eliminare le anomalie come Falcone, Borsellino e oggi Di Matteo? Ma io credo che sicuramente, cioè, una cosa è la trattativa Stato-mafia, che è fronte di un attacco frontale portato dalla mafia proprio al cuore dello Stato, dopodiché lo Stato si è abbassato per salvare la vita ad alcuni ministri democristiani che erano in una lista di morte redatta da Totò Riina, e la prima esecuzione era stata quella di Salvo Lima. Si è abbassata elevando nel contempo la mafia al proprio interlocutore a portare avanti questa trattativa. Quella diciamo invece della collaborazione di pezzi deviati dello Stato con la mafia è una cosa che è andata da sempre avanti da anni e anni, da decenni meglio diciamo, perché tante stragi sono state compiute nel nostro paese in cui da una parte c'erano i servizi segreti deviati, se li possiamo chiamare così, ma anche se deviati, i servizi segreti sono di natura, e dall'altra parte c'erano i terroristi, le brigate rosse o la mafia, o quelli che in ogni caso è la mano armata della mafia. Quindi sono due fenomeni paralleli. La trattativa è stata la cosa peggiore, cioè quella in cui lo Stato ha accettato di trattare con l'antistato, elevandolo praticamente a proprio interlocutore, e non solo, e per fare questo ha sacrificato la vita di uno dei suoi servitori più fedeli, Paolo Borsellino, e non solo, e ha pure causato quelle stragi, quella di via dei Giorgofili, quella di via Palestro, che sono state compiute per alzare il pezzo della trattativa. Buonasera a tutti. Per me è un onore poterle fare questa domanda. Io sono Ivana, sono una studentessa di giurisprudenza. Volevo chiederle che cosa, oltre cosa è andato oltre il giudice Di Matteo con le sue indagini, tanto da essere minacciato dalla mafia. Grazie. Scusa, non ho capito bene, puoi ripetere quello perché non sento bene qui. Certo, mi chiedevo. Sì. Oltre il giudice Di Matteo scusa, adesso ricordo l'altra parola che ho sentito. Allora, purtroppo esiste un livello oltre il quale non si deve andare, cioè si possono indagare i mafiosi, si possono mettere in galera i mafiosi, però da sempre, nel momento in cui si sono trattati i fili dell'alta tensione, quando si arriva a quei livelli in cui lo Stato, diciamo, ha a che fare con la mafia, a quel posto non si deve arrivare, a quel punto non si deve arrivare. Da sempre è successo in questa maniera: quando si toccano i fili dell'alta tensione, allora si viene fermati. In questo caso
in che cosa è arrivato Di Matteo? Di Matteo è arrivato a quello che è il nocciolo, cioè, ripeto, il peccato originale di questa Seconda Repubblica, cioè che questa Repubblica è fondata sul sangue delle stragi del 92 e del 93, e siccome purtroppo ci sono, diciamo, personaggi politici dell'uno e dell'altro colore, sinistra e destra, che a questa trattativa hanno partecipato, perché di questa trattativa ci sono state più fasi, Di Matteo è arrivato a toccare, a arrivare lì dove non si deve arrivare, è arrivato a indagare su quelle che sono le cose, sicuramente i ricatti incrociati che legano i personaggi chiave di questa Seconda Repubblica, ricatti incrociati che sono possibili grazie al contenuto di un'agenda rossa che è stata fatta sparire dalla macchina di Paolo. Io credo che quell'agenda rossa sia, come ha detto qualcuno, la scatola nera di questa Seconda Repubblica. Se si venisse mai alla luce questa agenda rossa, e forse qualche pagina comincerà a venire fuori quando si vorrà, qualcuno vorrà mettere allo scoperto quei ricatti che oggi avvengono in maniera sotterranea, forse si capirebbero tante cose, perché purtroppo quella trattativa continua ancora oggi a cielo aperto davanti a tutti. E io credo, per esempio, che quello che chiamano patto del Nazareno non sia altro che la prosecuzione a cielo aperto, a viso aperto davanti a tutti, di quella che è stata la trattativa tra Stato e mafia. Dottor Pettinari. Sì. Salve. La stessa domanda che ho rivolto all'ingegner Borsellino, volevo rivolgerla a lei. Allora, è solo una questione di trattativa Stato-mafia, o la mafia è la manovalanza dello Stato che viene usata, come ad esempio i servizi segreti, per eliminare le anomalie come Falcone, Borsellino e oggi Di Matteo? Ma il ruolo è molto più complessa di così. Nel senso che la mafia viene ed è stata utilizzata in passato per effettuare stragi, per effettuare delle azioni, quindi si presta come manovalanza. Poi a un certo punto però il livello si è alzato ulteriormente, perché comunque la mafia è diventata talmente forte e potente proprio per quell'economia di cui parlavamo prima, che non ha solamente deciso di far parte del gioco mettendosi, diciamo, a disposizione di chi aveva quella parte di potere deviato, se vogliamo, ma si è seduta proprio al tavolo, perché aveva potere militare, perché aveva potere economico, e molto probabilmente, io per esempio sono convinto che oltre a Cosa Nostra ci sono mandanti esterni che hanno partecipato alle stragi. Io sono convinto che le stragi del 92 e del 93 hanno una mano che va oltre a Cosa Nostra, e ci sono elementi chiari di questo. Il depistaggio che c'è in via D'Amelio, che oggi c'è stata un'udienza tra l'altro che ha visto alcuni ufficiali deporre, che in passato sono stati accusati del depistaggio, adesso sono stati archiviati, e da quello che mi dicono non hanno dato un bello spettacolo per il ruolo che avevano. Hanno preso parte a quel depistaggio. Perché faceva tanto paura quell'indagine su Paolo Borsellino? Perché è scomparsa l'agenda rossa? Per quale motivo è stata raccontata una falsità, cioè è stata fatta credere una verità per oltre 20 anni, e oggi siamo di fronte a un'altra verità? Ci sono stati dei falsi, chiamiamoli così, pentiti, che poi dopo è una falsi pentiti costruiti ad arte, mettendo in bocca a loro anche alcune cose che erano vere, perché non è vero che Scarantino non ha parlato di Brancaccio. Moltissimi dicono che Scarantino non parlava di Brancaccio era un falso pentito costruito per non far venire alla luce le responsabilità della famiglia De Graviano. Non è così, perché lui li accusava pure, Graviano, è molto. Quindi questo significa che ci sono delle cose molto più complesse, molto complesse. È stato scritto nel decreto di archiviazione dei giudici di Caltanissetta, vengono riconosciute le responsabilità di La Barbera, Arnaldo La Barbera, nome in codice Rutilius, che lavorava per i servizi segreti, su quel depistaggio.
Allora, poi per fare un altro esempio, Gaspare Spatuzza racconta di un uomo che non era membro di Cosa Nostra e che ha partecipato nel mettere l'esplosivo nella macchina. Ecco, quindi ci sono, per quanto riguarda l'attentato di Matteo, lo stesso Vito Galatolo ci racconta che l'artificiere sarebbe stato messo a disposizione da Messina Denaro per conto di qualcun altro, che comunque sempre non era Cosa Nostra. Quindi noi, queste sono le domande che ci dobbiamo fare, queste sono le ombre su cui sta indagando anche Nino Di Matteo, perché c'è un'inchiesta bis sulla trattativa, c'è un'inchiesta sui servizi segreti, sul ruolo oscuro di certi personaggi che hanno avuto negli anni 70, su quel passato oscuro che hanno avuto. Ci sono una serie di attività, si indaga sul protocollo Farfalla, l'accordo che è stato fatto dai servizi segreti insieme agli agenti carcerari, al DAP, per nascondere l'autorità giudiziaria quanto eventuali carcerati dicevano all'esterno. Ci sono tante indagini delicate, questi sono i fili dell'alta tensione che non devono essere toccati, e queste sono le indagini che danno fastidio, e forse anche altre di cui io non sono a conoscenza chiaramente, però posso immaginarle, che vanno a toccare, e tanto che tutti quanti i magistrati che sono andati a toccare questi fili dell'alta tensione oggi vengono minacciati, o minacciati di morte, o vengono delegittimati, come è successo in passato appunto a De Magistris o Clementina Forleo, e di fatto saltano in aria, perché il loro lavoro viene stoppato sistematicamente. In realtà a me piacerebbe, come sicuramente a moltissime altre persone, vorrei chiederle, secondo lei l'agenda rossa, diciamo, da chi è posseduta, magari a quale carica istituzionale? Domanda per Salvatore o per me? Per entrambi, grazie. Salvatore, rispondi prima tu. Rispondo prima io, cioè... Come facciamo a saperlo? Se lo sapessimo già saremmo a metà dell'opera, però purtroppo su questa agenda rossa non si è mai voluto veramente indagare, perché non c'è stata mai la fase dibattimentale di un processo in cui si sia parlato di questa agenda rossa. Purtroppo si è sempre il processo, anche lo stesso il capitano dei carabinieri, che è stato fotografato proprio da Antimafia 2000, cioè non l'ha fotografato Antimafia 2000, l'Antimafia 2000 ha scovato la fotografia di questo capitano Arcangeli dei carabinieri, che ha in mano la borsa di Paolo e che si allontana dalla macchina ancora in fiamme di Paolo. Ecco, non c'è stata mai la fase dibattimentale di un processo in cui si sia indagato su questo. I processi sono stati sempre chiusi in fase di udienza preliminare, senza neanche arrivare all'udienza davanti all'opinione pubblica. E purtroppo anche al processo di Caltanissetta io ho dovuto assistere a persone che erano presenti quel giorno, a quell'ora, il capo dei pompieri che sono intervenuti per prima, Giuseppe Ayala, quello che faceva il capo scorta di Ayala, sette persone, il quale a 20 anni di distanza hanno parlato di quello che è successo in Via D'Amelio, ognuno fornendo delle versioni diverse. E persone come Ayala hanno fornito nel tempo di quello che ha fatto quel giorno davanti alla macchina di Paolo sette versioni differenti l'uno dall'altro, che se un qualsiasi testimone da lui come pubblico ministero avesse portato queste versioni diverse, lui l'avrebbe arrestato immediatamente per falsa testimonianza. Purtroppo su quell'agenda rossa non si vuole arrivare alla verità. Chi ce l'ha? Sicuramente è finita in mano ai servizi segreti, non c'è dubbio. Da quello poi a quali personaggi istituzionali abbia potuto arrivare, o sia arrivata alla mafia, sia arrivata a Totorina, però non era la mafia che interessava conoscere il contenuto di quell'agenda rossa. Che Totorina abbia partecipato alla trattativa, che Provenzano abbia partecipato alla trattativa, è indubbio, è noto a tutti, erano i capi della mafia che hanno partecipato alla trattativa. Ma chi invece dei personaggi istituzionali abbia partecipato a questa trattativa, abbia portato avanti questa trattativa, purtroppo ancora oggi non sappiamo. E sono proprio questi che hanno paura che quell'agenda rossa venga alla luce, sono proprio questi che hanno paura che questa
si conoscano i termini esatti di questa trattativa. Per questo è stata sottratta da questa agenda rossa, perché se oggi venisse fuori questa agenda rossa e si sapesse di chi, cioè, si sapessero certe cose, oggi purtroppo forse neanche l'opinione pubblica reagirebbe in maniera... Ma voi pensate, se quell'agenda rossa fosse venuta fuori immediatamente dopo la strage del 19 luglio, quando alla cattedrale di Palermo il popolo di Palermo prese a calci, a pugni, a schiaffi, a sputi quei personaggi istituzionali che si erano presentati e che si disputavano le prime panche della cattedrale, voi pensate che cosa sarebbe successo, che quei nomi che oggi potrebbero venire fuori e che forse oggi non provocherebbero una reazione tale dell'opinione pubblica, pensate cosa sarebbe successo se fossero venuti fuori allora? Ci sarebbe stata in Italia la rivoluzione, non soltanto con le lenzuola appese ai balconi di Palermo con scritte contro la mafia, ci sarebbe stata la defenestrazione come a Praga dei parlamentari e delle istituzioni dai luoghi del potere. Questo sarebbe successo. È per questo che quell'agenda rossa è stata sottratta, è stata fatta sparire, è per questo che quell'agenda rossa ancora oggi non viene alla luce. Io non ho nulla da aggiungere alle parole di Salvatore, perché ha sintetizzato esattamente quello che credo anch'io. C'è un dato di fatto: noi sappiamo il percorso che ha fatto quella valigetta, sappiamo che tutti i familiari della famiglia Borsellino parlano della presenza, dell'esistenza dell'agenda rossa. Addirittura nel decreto di archiviazione viene messo per assurdo che forse l'agenda non esiste, viene messa in dubbio addirittura l'esistenza dell'agenda rossa. Ma io questo significa che quindi Manfredi, Lucia, Fiammetta, Agnese Borsellino, tutti quanti sono dei pazzi visionari che hanno visto l'agenda rossa immessa dentro la borsa in quel giorno. Detto questo, che quindi mi sembra un assurdo chiaramente pensare questo, quindi significa che se oggi non abbiamo l'agenda rossa, perché comunque quella valigetta, il contenuto della valigetta, tutto il resto è stato ritrovato tranne proprio questa agenda in cui sappiamo da altre testimonianze che Paolo Borsellino teneva sempre con sé e in cui scriveva, possiamo ipotizzare forse che cosa scriveva, le sue idee, i suoi spunti investigativi. Molto probabilmente scriveva quello che avrebbe voluto dire ai magistrati di Caltanissetta a Casa Professa nel giugno del 92, quando tenne il suo ultimo intervento. Lui dichiarò apertamente di voler essere sentito dai magistrati di Caltanissetta sulle sue idee sulla morte di Falcone, perché era morto Falcone, quali erano le sue idee su quell'indagine, anche se lui non era competente a titolare delle indagini, però lui era un testimone oculare di queste cose. Ebbene, noi sappiamo che Paolo Borsellino, nonostante questo suo appello pubblico, non è stato mai chiamato dalla procura di Caltanissetta. Sarebbe dovuto, adesso è emerso che sarebbe dovuto essere sentito nei giorni immediatamente dopo la strage. Non so se è una beffa oppure se è un è stato ucciso anche perché non potesse deporre a Caltanissetta, ne sono convinto. Ma sicuramente sì. Di fatto, poi per esempio, per rispondere giustamente l'ultima domanda che ho visto girata sul questo tentativo diciamo di modificare la Costituzione, modificare il 41 bis, se tutto questo è frutto della trattativa e che quindi la mafia sta vincendo, io invito a Davide e a tutti quanti i ragazzi a non ragionare solamente in termini di mafia. La mafia ha vinto, è un sistema criminale integrato quello che porta a questa modifica della Costituzione. Chi voleva modificare la Costituzione erano anche gli stessi soggetti che facevano parte di quel piano di Rinascita 2 di Licio Gelli, che oggi è deceduto, è morto, portando con sé nella tomba tantissimi segreti. Tante cose che erano scritte in quel piano di Rinascita sono state portate avanti nel corso del tempo, quindi non è solo la mafia è parte di un sistema criminale integrato che vuole modificare la Costituzione, che vuole fare tutte quante queste cose qui, per il privilegio di pochi a discapito dei molti.
Questo è, a mio avviso, il discorso. E la trattativa è un frammento, cioè un frammento, è un aspetto fondamentale su cui si è basata anche la costruzione della nostra storia. Come diceva prima Salvatore, siamo di fronte alla prima repubblica che cade e nasce una seconda sul sangue di Falcone, Borsellino e tutte le vittime innocenti delle stragi di Firenze, Milano e Roma. Salvatore, lei è riuscito a leggere la domanda in chat? No, io non sono riuscito a leggere, tra l'altro io mi scuso, ma adesso mi devo allontanare per problemi logistici, perché sono in ufficio e devo prendere la macchina dal garage, altrimenti resto bloccato qui. Ci rendiamo conto che le abbiamo rubato praticamente il pomeriggio. Sì, mi scuso, ma proprio veramente ho problemi logistici. Però se vuole dire la domanda, la posso rispondere prima di andare via. Allora, guardi, la domanda di Davide è questa qui. È uno studente di giurisprudenza dell'Università di Bari. Gliela leggo immediatamente. Dice il momento in cui... lo sto leggendo. Sono uno studente di giurisprudenza di Bari, volevo fare una domanda. Al momento in cui viviamo, l'attività del Parlamento ferma ha preso il decreto del governo, il tentativo di modificare la Costituzione e il tentativo di modificare il 41 bis. Tutto questo è frutto della trattativa per cui la mafia è riuscita nella sua strategia. Ecco, bisogna vedere se la mafia è riuscita nella sua strategia. La mafia sicuramente ha la sua strategia, si è inabissata, ma qui c'è qualcosa di diverso, c'è una strategia diversa, che è quella appunto espressa, quella a cui faceva riferimento prima Aaron quando parlava, ne ho parlato anche io, nel manifesto di rinascita democratica della P2. Ecco, io prima di andare via voglio dire soltanto una cosa: c'è qualcuno che in questa strategia sicuramente sta riuscendo ad attuarla, quella di sostituire la nostra Costituzione col manifesto di rinascita democratica della P2. E io voglio dire ad Aaron, che dice Gelli adesso è morto. È vero, Gelli adesso è morto, ma non ti preoccupare, Aaron, adesso c'è Renzi che porterà avanti tutto quello che riguarda questo processo. Salvatore, sono d'accordo. E purtroppo anche noi, purtroppo, perché insomma questo vuol dire qualcosa di veramente difficile e grave per noi. Salvatore, qualche giorno fa è stato il suo compleanno, noi vorremmo farle un regalo virtuale, vorremmo ricordare con lei suo fratello, naturalmente. Tiriamo su le nostre agende rosse, portiamo avanti la nostra resistenza, Salvatore, e tanti auguri. Auguri. Grazie ancora a tutti voi, grazie per Io voglio aggiungere, prima di andare via, una cosa sola: quello che prima ci chiedeva, quando mi è stato chiesto che cosa significa ritornare a Palermo, e significa una cosa, e c'è una frase che disse Paolo ai funerali di Giovanni Falcone, e che avrebbe potuto dire Falcone per lui, e la disse Paolo per Giovanni, e io oggi la ripeto. E Paolo disse, parlando di Giovanni e di Francesca, disse che abbiamo un grosso debito verso di voi, dobbiamo pagarlo gioiosamente. Ecco, io credo che io sono tornato a Palermo, credo che tutti noi abbiamo oggi un grosso debito verso Paolo, verso Giovanni, verso i tanti uomini delle scorte che sono morti insieme a loro. Abbiamo un grosso debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente. Grazie. Grazie, Salvatore. La resistenza è di tutti, Salvatore, sempre. Grazie, grazie. Vi saluto e purtroppo devo lasciarvi. Arrivederci. Grazie, Salvatore Borsellino. Grazie anche ad Aaron Pettinari, naturalmente, per questo bellissimo pomeriggio che insomma ci avete regalato a noi e a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti quanti qui alla Casa di Paolo. Un saluto alla Casa di Paolo. Un saluto alla Casa di Paolo. E grazie a tutti.
anch'io vi devo lasciare adesso, che qui devono continuare altre attività. Certo. Grazie per averci insomma coinvolto in questo pomeriggio. Grazie per essere stati con noi, naturalmente. Dunque, passiamo adesso naturalmente la linea a Massimo Bonella, che ci dà le ultime news, dopodiché la nostra Rossella Malfa ci saluta e naturalmente ci daremo appuntamento con lei alla prossima volta. Forse c'è qualcosa che volevi puntualizzare, Rossella? Velocemente, ti pregherei di dirlo perché è importante. È banale forse, però io ci tengo a dire una cosa, che è importante iniziare da zero, cioè dall'ascoltare le nostre coscienze. Quindi io dico che sono Rossella Malfa, sono contro la mafia, dico che il Caffè dei Celtopassi ha scelto di essere contro la mafia. Noi la nostra scelta l'abbiamo fatta, grazie. E grazie a Rossella naturalmente, perché averci ospitato qui è stato importante per noi, per la trasmissione. Abbiamo avuto la possibilità di avere con noi due giovani studentesse, che ringraziamo naturalmente, perché ricordiamocelo, Paolo Borsellino confidava moltissimo nei ragazzi, confidava moltissimo nella vostra possibilità davvero di rinnovare, di rinnovamento e di battaglia. Quindi la resistenza che è di Salvatore, che è stata Paolo, è anche nostra ed è vostra, e grazie. E diamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, se no il regista mi sgozza. Prego Massimo. Dunque, grazie ad Antonella Intranò. Alle 20:12 prendiamo la linea da Venezia, da Pianeta Oggi TV. Mi scusi un attimo Massimo. Prego. Sta girando la pallina lì, perché non arriva il tuo video. Allora lo spegniamo. Sì. Ho provato a vedere se... Chiedo scusa, ho il dovere di dire una cosa. Anzitutto salutiamo tutti coloro che sono presenti al presidio Emanuela Loi di Udine, ricambiamo naturalmente l'abbraccio e ricordiamo che sabato alle 16 a Trieste, dinanzi alla sede RAI, ci sarà una manifestazione di protesta per l'intervista, io mi sento molto in difficoltà a definirla così, però devo, l'intervista a Giuseppe Salvatore Riina. Massimo, prego, le news di chiusura. Sì, perfetto. Allora, c'è un aggiornamento sulla notizia di ieri sera, che l'avevamo data anche in breaking news a Radio Science, per quanto riguardava la giovane ricercatrice, appena 29 anni, della provincia di Torino, Valentina Rarallo, che era stata uccisa a Ginevra. Dunque, la vittima frequentava un dottorato nella città elvetica e stava rientrando a casa, avrebbe reagito all'aggressione. È stata colpita con una spranga di ferro, forse un piede di porco. La polizia cerca un giovane di 20-30 anni, di origine africana, alto 1,90 m, sarebbe lui l'omicida. In un primo momento si era pensato si trattasse di una rapina, ma secondo gli investigatori la giovane forse conosceva il suo assassino. Dunque stanno emergendo dubbi sul movente della rapina, quindi questa è una notizia, come si suol dire, in movimento, in evoluzione. È tutto per il momento da Venezia, alle 20:14, a voi in studio. Bene, questa sera abbiamo fatto davvero tardissimo. Grazie a Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Grazie a Rosario Moreno per aver tirato tardi con noi quest'oggi fino alle 20:14. Un caro abbraccio a tutti voi. Grazie agli ascoltatori e ci risentiamo mercoledì prossimo alle 18:30 per il nostro consueto appuntamento con Spazio Aperto alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e al prossimo mercoledì. Grazie, arrivederci. Un saluto a tutti quanti e l'ultima notizia è che Andrea, per quanto riguarda l'appuntamento, il presidio, alle ore 10 e non alle 16. Chiedo scusa, ho letto male. Alle 10 anche alla sede RAI di Trieste, questo almeno è corretto? Sì. Grazie Rosario. Grazie a tutti, a mercoledì prossimo. Arrivederci. Arrivederci.